Cari fratelli, la Chiesa non può essere sempre in questa terra e poi più perfettamente ancora in cielo, nella Gerusalemme celeste. La Chiesa non può che essere radunata attorno alla sua regina, attorno a Maria. In Maria noi vediamo rifulgere più perfettamente la virtù della verginità. Lei sola è degna di essere chiamata vergine, perché tutte le altre anime ottengono la virtù della purezza e della santa verginità solo tramite un combattimento contro il nemico infernale. Certo, acquisiamo un grande merito davanti al Signore, ma voi sapete bene che il merito davanti a Dio non consiste nella grandezza dell'opera umana. Non in questo consiste il nostro merito, ma solo nella grandezza dell'amore di Dio, di quell'acqua che già zampilla per la vita eterna, di quello che San Tommaso chiama Institutus Spiritus Sancti, l'emozione, la forza dello Spirito Santo. Questa forza così pura, così terza, come dice il libro della Sapienza. La sapienza possiede uno spirito terzo, uno spirito puro, e si compiace solo di coloro che sono puri. Ebbene, in Maria si è compiaciuta la sapienza, perché Maria era pura, la sola che era degna di chiamarsi davvero vergine. Vedete come i meriti di tutte le vergini sono superati in Maria, e poi i meriti del martirio. La via più sicura per ottenere la salvezza del Signore è dare tutta la nostra vita a Lui, perché la nostra santificazione come avviene? Solo tramite l'amore. L'amore di Dio e l'amore per il prossimo. Ebbene, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i suoi amici. Pensate all'eccellenza di quell'amore che avevano avuto i santi martiri, amore di Dio e amore delle anime. Hanno versato il loro sangue per la testimonianza del Vangelo. Ebbene, la regina dei martiri è Maria, la vergine addolorata dinanzi alla croce del figlio suo, la vergine che non solo perdona, cosa eroica, ma ama persino gli uccisori del figlio suo. Certo, non approvando il peccato più orribile che mai ci sia stato in questa povera terra, cioè il peccato del deicidio. Certo, non approvando questo, ma amando profondamente queste povere anime che si sono macchiate di un delitto così grande. Maria amava con santo amore e perdonava di cuore gli uccisori del figlio suo. Non solo Maria accettava la croce di Cristo, ma univa il suo dolore e la sua intima passione a quella spada che trapassava quel suo cuore immacolato. Maria univa quel dolore al dolore del figlio sofferente sulla croce. Così Maria, innanzi a Cristo ed insieme a Cristo, è divenuta davvero la corredentrice e la nostra mediatrice presso il mediatore. Davanti a questo fatto, la sapienza della dottrina e il coraggio della predicazione dei confessori e di tutti i santi, qualunque merito abbiano mai avuto, hanno trovato il loro sicuro rifugio ed il loro esempio e la loro forza in Maria. Così, cari fratelli, non è possibile santificarci, non è possibile essere grati a Dio se noi non ci diamo da fare per imitare le virtù di Maria. Un bell'inno orientale che si chiama Akhetestakos, perché per riverenza verso la Madre di Dio viene cantato in piedi, dice che Maria è il primo miracolo di Cristo, che Maria è il compendio di tutte le sue verità. Molto bella è questa espressione, Maria è il primo miracolo di Cristo, non solo per il fatto che la dolce Madre del Signore è prevalsa quasi sul cuore del Salvatore, quando Gesù diceva a Cana: «Cosa possiamo farci, tu ed io, donna?» Grande questa espressione donna. Vedete la regalità di Maria. Lei non è solo una donna fra le altre, è la donna. Quella donna di cui parla San Giovanni nella sua visione dell'Apocalisse, la donna vestita di sole, con un diadema di 12 stelle sul suo capo e la luna sotto i piedi. «Che cosa possiamo farci, tu ed io, donna?» dice Gesù. E Maria dice ai servi: fate tutto quello che lui vi dirà. Il cuore materno di Maria conosce bene il cuore di Gesù e sa bene che Gesù a lei nulla può rifiutare. Ecco, Maria non è solo colei che per prima ha in qualche modo suggerito a Gesù di operare quest'opera di carità, che fu quel suo primo miracolo, ma Maria non è solo colei che suggerisce a Gesù il primo miracolo, lei stessa è il primo miracolo di Cristo. E questo mistero divino noi lo adoriamo proprio nella sua immacolata concezione. Il Dio volle che Maria ricevesse la grazia di Cristo prima di Cristo. Com'è possibile questo? Mistero ineffabile. Prevedendo la grazia di Cristo, dice il dogma dell'Immacolata, cioè Maria è redenta più perfettamente di ogni altra creatura, perché prima dello stesso peccato, delle origini, quella grazia che in noi avviene con il perdono dei peccati che abbiamo contratto, invece Maria impedisce ogni peccato, anche quello delle origini. Ebbene, quella grazia che in Maria fu così grande, in Maria era ancora una gratia redemptionis,
e perciò una grazia di Cristo.